Salve a tutti, sono il professor Samani Francesco ed eccoci ad una nuova lezione relativa al TFA quinto ciclo, al concorso del TFA quinto ciclo. Mi sono arrivate svariate richieste, in particolare mi è arrivata una richiesta abbastanza generica, ossia di parlare di psicologia. Ovviamente sottintendo che la richiesta sia di parlare di psicologia e psicopatologia in relazione al TFA, che ovviamente la psicologia si suddivide in tante lauree, in tante branche, è un qualcosa di talmente vasto che è ovvio che per implicito la richiesta sottintendeva di parlare delle psicopatologie. Allora, essenzialmente, quando si parla di psicopatologie, quindi la richiesta era psicologia, e a noi in particolare interessa la psicopatologia, per le quali i nostri studenti vengono, secondo alcune linee guida, vengono fatte delle diagnosi. E in base a queste diagnosi, gli studenti possono avere o meno l'insegnante di sostegno. Allora, essenzialmente, per quasi, cioè per i disturbi che possono avere i nostri studenti, bisogna sempre fare riferimento al DSM-5, che è l'ultimo perché è quello più aggiornato. Ad esempio, adesso parlo di un qualcosa solo a titolo esemplificativo e come esempio. Per esempio, i ragazzi, i nostri studenti possono soffrire di, cioè intanto il bisogno educativo speciale può essere anche temporaneo. E per esempio, i nostri ragazzi, i nostri studenti possono soffrire di fobie. Allora, qualora vadano all'ASL e chiedono una diagnosi perché ad esempio i nostri studenti hanno la fobia delle interrogazioni, piuttosto che la fobia verso caratteristiche ambientali. Ok? Allora, secondo il DSM-5, la fobia per essere diagnosticata deve avere sintomi per almeno 6 mesi e viene diagnosticata come fobia specifica se perché può essere verso animali, ad esempio ragni, serpenti, cani, gatti, vespe, pesci, serpenti, eccetera, eccetera. Fobia, l'avevo detto anche prima, verso caratteristiche di tipo ambientali, quindi verso ambiente. Tipo paura dell'altitudine piuttosto che dei temporali, del tuono, delle tempeste, eccetera, eccetera. Fobie relative a situazioni particolari. Anche qui faccio degli esempi, possono essere spazi chiusi, interrogazioni, a noi interessano tanto spazi chiusi, quindi claustrofobia, essenzialmente, paura del volo, degli ascensori, dei ponti, dell'aula. Poi ci sono fobie tipiche che sono relativamente comuni, verso, per esempio, fobie tipiche verso il sangue, le ferite, le iniezioni, quindi verso, metto sangue, e fobie, diciamo, atipiche di altro genere. Questa è la quinta classe, altro genere, in cui sono comprese ad esempio la paura di soffocare, di vomitare, di avere una malattia. In questo periodo di Covid, sicuramente tutti noi abbiamo avuto in minima parte delle piccole fobie. Ovviamente la caratteristica della fobia specifica è una paura che è indotta da un insieme limitato di stimoli specifici. La presenza di questo stimolo provoca una paura molto intensa e induce un comportamento di evitamento, quindi spesso ha ripercussioni di tipo sociale.
E quindi in generale si parla di fobia quando la paura è sproporzionata rispetto alla minaccia reale e al pericolo che si presenta nei confronti di una determinata situazione. Ovviamente la paura è un qualcosa di estremamente normale e anzi è una cosa positiva, è un aspetto salvifico. Ovviamente noi parliamo di patologia, ok? Allora, entrando in questo ambito, ci sono diverse psicopatologie. Sicuramente una classe di psicopatologia abbastanza grossa è lo sviluppo della, diciamo, handicap o difficoltà, deficit, scrivo così, deficit motorio e coordinazione, chiamiamolo così. Essenzialmente, tanto voi questi termini specifici troverete. Quindi, viene diagnosticato quando c'è un evidente compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria. La diagnosi viene fatta ovviamente se questa patologia, se questo disturbo, se questa difficoltà interferisce in modo significativo con l'apprendimento scolastico e con le attività di vita quotidiana, quali per esempio sedersi in aula, arrivare in classe, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non faremo un trattato di psicologia su ogni disturbo di questo tipo, possiamo dire che essenzialmente è stato osservato che discenti che presentano questo tipo di disturbo hanno una situazione nella quale non si stabilisce, si stabilisce una dominanza emisferica. Che cosa significa? Essenzialmente, in linea di massima, siamo destrorsi, ad esempio, o mancini. Bene, questi allievi saranno ancora ambidestri. Non avranno preferenze su quale arto superiore utilizzare, se quello sinistro o quello destro e viceversa. Viene diagnosticata e si manifesta in maniera evidente tra i 5 e i 10 anni. Prima non viene, è difficile che questo tipo di disturbo possa venire diagnosticato. Le cause possono essere di tipo specifiche, ossia disturbi specifici neurologici, come ad esempio una piccola paralisi cerebrale, o piccole lesioni cerebrali, delle distrofie muscolari, eccetera, eccetera. Ovviamente, si parla di deficit motorio quando, ripeto, c'è un'evidente compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria, cioè questo deficit deve essere tale da interferire addirittura con l'apprendimento scolastico. Inoltre ci può essere e spesso c'è la compresenza di ritardo mentale e quando è presente anche ritardo mentale e difficoltà motorie, sono solitamente maggiori di quelle associate al solo disturbo di sviluppo della coordinazione. Poi ci sono disturbi da tic, non sono le tecnologie innovative di comunicazione, disturbi da tic, tutti sappiamo che cos'è un tic, definiamo un Quindi viene definito un tic, un
una manifestazione patologica che spesso è causata da una causa neurologica, e quindi neuropsichiatria viene definita come un movimento involontario, rapido e ripetitivo. Movimento involontario, rapido e ripetitivo. Ovviamente le cose più importanti le scrivo, faccio anche in modo che, siccome so benissimo che tanti di voi lavorano, non hanno tempo e si stanno preparando a questo concorso, faccio in modo che queste lezioni possono essere eseguite anche con l'auricolare. Quindi, semplicemente, mentre state alla guida, mentre state sul treno, sull'autobus o facendo qualcosa, vi mettete l'audio, alzate il volume e sentite quello che dico. Perché ovviamente la comprensione, la metabolizzazione e il ricordo di quello che viene detto avviene anche per via uditiva, ok? Per immagini ovviamente la memorizzazione è preferenziale, però io cerco di fare un qualcosa che sia utile a 360 gradi. Arrivo subito, eh. Scusatemi, eccomi, come avevo detto, come ho detto in tanti altri video, i miei video sono differenti da quelli che fanno tanti YouTuber che in 4 minuti vi tempestano di informazioni. Per fare 4 minuti di video impiegano tanti giorni, per fare magari dei video meravigliosi che hanno anche 10 milioni di like. Poi magari spesso capita che i contenuti possono essere: ho mangiato solo la pizza per una settimana, la settimana dopo, non sto scherzando, troverete degli YouTuber che hanno milioni di visualizzazioni perché nei loro video fanno vedere che per una settimana mangiano solo pizza e hanno pure tanti like, piuttosto che altri YouTuber che giocano ai giochetti dell'Apple Store o del Play Store. Ovviamente mi rendo conto che cercare di costituire anche col vostro aiuto un canale specifico di istruzione non è facile, anche perché credo di trovarmi di fronte a persone anche molto preparate, e quindi la mia preparazione spero che sia sufficientemente adeguata. Io vi ripeto, ho già vinto il concorso TFA, ho aiutato più di qualcuno a prepararsi, TFA ovviamente sostegno, a prepararsi per questo concorso, e devo dire che sarà che porto fortuna, sarà che do dei consigli buoni, dipenderà magari da tanti motivi. Le persone che ho seguito non sono tantissime, 4-5, però sono tutte hanno tutte passato questo concorso. Quindi io direi che per le TIC per ora possiamo dire così. Oggi, cioè, io ho detto la roba, la quantità da studiare, roba. Magari sembra un termine poco adatto, la quantità di materiale da studiare è veramente tanto, quindi bisogna fare anche una selezione, quindi dare un'infarinatura generale sulle questioni che riguardano tutto lo studio di preparazione per questo TFA. Esiste, lo dico perché qualche università l'ha fatta questa domanda: disturbo di Tourette, scritto Tourette, ok? Che cos'è? È un tic motorio multiplo o sono l'insieme di più tic vocali? Quindi tic motorio, scriviamo così, motorio o vocale multiplo. Cerco di sintetizzare al massimo per dare delle linee guida. Poi il mio consiglio è: vedetevi tutto questo, se vi avanza del tempo poi lo potete approfondire, però già ricordarvi tutto questo significherebbe che magari vi viene fatta una domanda specifica su questo argomento e in linea di massima è possibile che sappiate dare la risposta, piuttosto che magari non
non conoscere assolutamente questa parola. Gli psicologi la conosceranno molto meglio di me, gli ingegneri molto peggio di me, i laureati in filosofia probabilmente la conosceranno, non la conosceranno come non la conoscevo io. Poi c'è un'altra grande sfera di disturbi che sono tutti quei disturbi relativi all'ansia, disturbi dell'ansia e fobie. Ho parlato già prima delle fobie, ok? Quindi abbiamo detto che l'ansia deve essere ansia eccessiva e irrealistica. Di solito l'ansia o l'attacco di panico possono avvenire anche quando non c'è una, non c'è ovviamente da un punto di vista esterno, quindi a noi pare non esserci nessun motivo per cui o per il quale l'individuo o lo studente o il bambino debba avere quest'ansia, però ovviamente le cause possono essere le più disparate, sicuramente traumi infantili, frustrazioni gravi, atti di violenza a cui questi bambini sono stati presenti, piuttosto che la morte di un genitore, eccetera, eccetera. Quindi con il fatto che l'ansia possa essere realistica, non voglio assolutamente, non mi permetto assolutamente di dire che quest'ansia è stupida, non ha motivo di esserci, il soggetto soffre di meno perché l'ansia non è vera, ed è solo presente nella propria mente. Ovviamente tutto quello che si vive all'interno della nostra mente reale o irreale che sia al di fuori della nostra mente, ha gli stessi effetti. Questo è importante dirlo perché bisogna avere, a mio avviso, tanto rispetto per tutte quelle persone, bambini, studenti, eccetera, eccetera, che siano, che soffrono di queste difficoltà. Qua parliamo già di disturbo, eh? È una bella differenza parlare di disturbo e di malattia. È diverso. Quindi, in questo caso, il soggetto che presenta un'ansia eccessiva, quindi iperansioso, in genere presenta preoccupazioni eccessive, può essere, che abbia pensieri di tipo ossessivo, dei dubbi, delle diffidenze, e quindi diventa anche più difficile per l'insegnante creare un canale e un'interdipendenza positiva, un canale ovviamente di confronto, di comunicazione con questo studente. Allora, un tipo di ansia molto comune e che non è difficile da affrontare è proprio l'ansia da separazione. Sono, è costituito da ansia o attacchi di panico alla separazione. Quindi panico alla separazione. E ripeto, questa separazione può essere reale, può essere anche immaginaria, può essere anche una paura che non ha consistenza, che non ha evidenza con la realtà. La persona magari si può sentire minacciata, quindi ci può essere il rifiuto di andare a scuola, ci può essere la volontà di rimanere da soli in casa, lontano dai genitori. Quindi questa problematica tante volte ha una ripercussione sulla scuola. Ripeto, tutti questi tipi di disturbi, lasciamo perdere tic, Tourette, eccetera, eccetera, avere un minimo d'ansia di separazione è del tutto legittimo ed è del tutto normale. Ovviamente qua parliamo di situazioni estreme, quindi bisogna sempre valutare il contesto e le circostanze in cui si verifica l'ansia, se c'è una concomitanza con, ad esempio, imposizioni di regole sociali che prima magari non c'erano, ad esempio si può manifestare all'inizio della frequentazione dell'asilo,
quindi della scuola materna. Quindi la strutturazione di questa fobia può essere collegata a luoghi e può generalizzarsi e quindi anche svilupparsi in eventi futuri, anche in altri posti, anche in altre situazioni, cioè si propaga. Ok. Le fobie, le abbiamo dette prima, le abbiamo classificate secondo il DSM-5. Abbiamo detto che può essere tipo animale, tipo ambientale, naturale, di tipo sangue, iniezioni, ferite, tipo situazionale o altro tipo. Poi esistono fobie secondo il modello cognitivo, emotivo, comportamentale. Quindi fobie, scrivo in rosso, fobie tipo cognitivo, emotivo, comportamentale. Sono fobie che vengono classificate come un disturbo di tipo nevrotico, quindi nevrosi. I disturbi possono essere nevrotici o psicotici. Psicotici, ad esempio, schizofrenia, un altro disturbo psicotico, ad esempio, è, scusate che adesso non mi viene in mente, vediamo se mi viene in mente, cioè, non mi viene in mente la parola, capita quando una persona magari ha delle fasi nelle quali, ad esempio, può avere delle fasi di alta eccitazione, quindi iperattività, alternate con delle fasi di depressione. Scusate, io sono in diretta, adesso non mi viene il termine di quest'altro. No, non mi viene il termine. Comunque, le psicosi hanno come caratteristica anche un modo molto differente di percepire la realtà, fino ad avere anche delle, che ne so, visioni, vedere cose, visioni uditive, anche praticamente sentire, ascoltare, vedere cose che non esistono, eccetera, eccetera. E spesso vengono curate anche con psicofarmaci che agiscono sulla noradrenalina solitamente e sulla dopamina, in linea di massima sulla dopamina, in maniera secondaria sulla noradrenalina. Ma diciamo che l'aspetto poi psichiatrico, ecco, non credo che potrà essere domanda di esame o di concorso. Tutto quello che ho detto, cioè ve lo dico, quando vi dico delle cose magari mi vengono in mente, può capitarmi, mi possono venire in mente dei pensieri che magari non sono inerenti alla prova, e se non sono inerenti alla prova ve lo dico subito, cioè vi dico: guarda, sapere addirittura che tipo di medicinali vengono prescritti in caso di psicosi, quello non ci interessa. Che altro dire? Magari sapere che cos'è, se viene fatta una domanda generica sulla agorafobia, tutto quello che inizia con e finisce con fobia sono tutte fobie, insomma, quindi claustrofobia, rubofobia, oppure ipocondria, che sono tutte, insomma, dei disturbi a carattere nevrotico. Ci può essere presente anche la fobia per la scuola, quindi, che per noi è quella più difficile da trattare, perché siamo direttamente chiamati, insomma, a rispondere, ad aiutare il bambino. Fobia per la scuola. Ve lo dico perché si presenta con una frequenza elevata,
A volte si presenta con un'angoscia proprio dell'andare a scuola, con somatizzazioni, quali magari vomito, piuttosto che gastrite, gastroenterite, quindi accadono anche proprio delle somatizzazioni. Il bambino quindi desidera tanto non andare a scuola, restare a casa. Possono essere presenti delle crisi di panico o caratteristiche non tanto dissimili dall'attacco di panico, più o meno accentuate. La paura di prendere un brutto voto, la paura di essere giudicati, la paura di parlare con gli adulti o con i coetanei, la paura che altri relativo al giudizio che gli altri bambini possono avere relativamente al bambino stesso, la paura di parlare di fronte alla classe, la paura di essere ridicolo, di arrossire, di sudare, di chiedere qualcosa, di non piacere, di essere maltrattato, di essere bullizzato. Quindi, ovviamente, la fobia per la scuola è un qualcosa, secondo me, di importante perché ci interessa direttamente. Anche le altre. Ovviamente fobie ci possono indirettamente più o meno coinvolgere, però ovviamente la fobia scolastica ci coinvolge in prima persona. Spesso questo problema ce l'hanno, ahimè, soprattutto quei maestri o quei docenti, insegnanti che si trovano in una scuola materna o primaria. Quale problema? Che spesso questi disturbi non vengono nemmeno diagnosticati. Quindi magari il docente si ritrova con una classe nella quale magari ci sono più bambini o discenti difficili da gestire e si ritrova anche con la difficoltà che queste difficoltà non vengono diagnosticate, magari c'è anche spesso accade purtroppo che i genitori non vogliono magari vedere le problematiche del figlio perché magari può causare loro una sofferenza aprire gli occhi, non lo so, spesso accade questo e quindi per l'insegnante c'è la grande difficoltà di ritrovarsi in mezzo a queste situazioni, però non essendoci nessuna certificazione, magari si deve ritrovare pure a dover affrontare delle situazioni che ai più sfuggono. Io direi che non voglio fare video più lunghi di 30 minuti, desidero vedere anche il feedback che ci sarà nei confronti di questa lezione. Io spero di essere stato al tempo stesso sintetico e di avervi detto tutte questioni che in base alla mia esperienza e in base ai quiz, insomma, sono rilevanti. Ovviamente non sono sceso in profondità troppo nelle specificità di ogni cosa che ho detto perché, ripeto, che a mio avviso è più opportuno avere un'infarinatura generale di questo tipo piuttosto che studiarsi approfonditamente tutto e magari poi avere pure la paura di non ricordarsi niente. Io con questo vi ringrazio, spero che molti di voi possano iscriversi al canale, possono mettere un mi piace, un pollice in su, possono lasciare dei commenti e scrivere quali altri materiali possono essere utili. Quindi io in funzione delle richieste che mi arriveranno, metterò su nuovi materiali. E io vi saluto, come al solito spero insomma che ci sia tanta motivazione da parte vostra, quella è fondamentale. Da parte mia c'è la volontà di sentirmi d'aiuto nei vostri confronti e quindi ci sentiamo alla prossima lezione. Buona giornata o buona serata a seconda dell'orario nel quale state vedendo il video. Di nuovo, ciao ciao, grazie.